linea di Alessandra Torre, capo progetto della casa di produzione 2B. Alessandra, la tua firma è sul programma Hello Goodbye, che racconta le storie di persone in un particolare luogo. Ci spieghi qualcosa di più? Sì, Hello Goodbye è un format internazionale che ha molto successo in gran parte del mondo, comunque è partito dall'Olanda, e racconta le storie vere delle persone agli arrivi e alle partenze di un aeroporto internazionale, in questo caso è Malpensa. Noi ci siamo ritrovati a fronteggiare questo format un po' sulle indicazioni della casa madre, che ci ha spiegato come andava fatto, ma in realtà poi l'abbiamo vestito su quello che è il traffico in un aeroporto italiano, con la gente per lo più italiana, ma anche tanti stranieri che però vivono in Italia, che sono un po' il nostro fulcro. Ed è stato una scoperta anche dal punto di vista così narrativo, di scopritori di storie, pazzesco, perché l'aeroporto è un naturale incubatore di storie. Io dico sempre che noi facciamo da ostetrica delle storie che sono già lì e che abbiamo imparato a scovare negli occhi delle persone, nelle mani angosciate dell'arrivo, nell'aspettativa di una persona che sta arrivando, che spesso sono figli che magari non vedi da 10 anni, e a volte sono l'ultima volta che li hai visti, avevano 4 anni e adesso ne hanno 14, o sono ragazzini che arrivano dall'altra parte del mondo perché lì è difficile, o perché è morto il loro papà o la loro mamma e qui è pronto a raccoglierli una famiglia che però ancora non li conosce, oppure c'è qualcuno che sta arrivando che non vedi da 20 anni e 20 anni fa era il tuo grande amore, oppure c'è una persona che arriva in Italia perché ha un'operazione molto importante da fare e nel luogo dell'Africa più interna da cui proviene sarebbe condannato a morte, e invece arriva in Italia e, come una storia che noi abbiamo raccontato, e ha trovato la guarigione, cioè la risoluzione del problema, e se ne torna a casa con un cuore nuovo e magari può iniziare a fare il calciatore come il suo sogno, visto che parliamo di una persona di 20 anni. Insomma, questo è tutto, è solo una piccola parte delle infinite storie che abbiamo, soprattutto, come dico io, no storytelling, story listening, cioè ascoltiamo le storie e cerchiamo di raccontarle con grande rispetto, e insomma ci siamo emozionati molto, quindi credo che si emozionerà anche il pubblico. Ecco, e riallacciandomi all'idea di ascolto, in conferenza stampa raccontavi che c'è un grande bisogno da parte delle persone, avete notato questo, che c'è una grande necessità di essere ascoltati. Come si coniuga l'ascolto con la formazione poi di un programma televisivo, visto che la televisione viene vista, insomma, non certo come il media adatto per farsi ascoltare, più che altro per fare rumore magari. Quindi come si coniuga questa necessità col prodotto televisivo? Ma noi diciamo che ci stiamo un po' specializzando, stiamo cercando di lavorare in generale sull'emotainment, quindi un intrattenimento che a volte può essere anche un intrattenimento che racconta dei fenomeni sociali, oppure in alcuni casi può essere divulgativo, ma comunque che racconta sempre un approccio emotivo. L'approccio emotivo è impossibile se tu non fai scattare l'empatia, e l'empatia non scatta se tu non ascolti, questo è. E quindi partiamo intanto a guardare gli altri, vedere se hanno qualcosa da raccontarci, anche se non sembra immediato, ormai abbiamo un po' affinato l'orecchio e gli occhi. Poi cerchiamo di ascoltarli e rispettare il loro racconto, sia quando li intervistiamo, ma anche quando siamo in fase di montaggio, cioè cerchiamo di non snaturare il loro racconto, di andare sempre incontro a quello che è il desiderio della persona, che va rispettata in quanto persona, e poi affidiamo questo racconto, secondo delle regole narrative, al media televisivo. Per adesso funziona, nel rispetto di tutti, nel rispetto dello spettatore che vuole emozionarsi e avere qualcosa e divertirsi, nel rispetto della persona che si è donata,
che ci si dona quando si racconta una parte della propria storia, e nel rispetto anche della comunicazione, quindi non deve essere noiosa, tagliamo le cose in più, però insomma diciamo che l'ascolto e il rispetto sono due regole che cerchiamo di mantenere. In ultimo ti chiedo, non ti piace la parola storytelling? No. Non è qualcosa che senti tu nonostante il tuo lavoro. Per i lettori di media comunicazione che vorrebbero intraprendere il tuo stesso percorso professionale, hai un particolare consiglio a cominciare dal non utilizzare la parola storytelling magari? No, sì, no, ma perché va molto di moda, devo dire che va molto di moda, ho capito che la usano molto in università, quindi i ragazzi che arrivano dall'università o dai master usano questa parola, però al di là di questo, ma io vedo anche da noi, le persone che arrivano da noi hanno formazioni abbastanza differenti. Io stessa, voglio dire, vengo dal teatro, quindi arrivo alla televisione dal mondo del teatro, e di solito televisione e teatro sono due mondi apparentemente incompatibili. Oggi, vabbè, rispetto, io ho 50 anni, quindi rispetto a 30 anni fa ci sono mille modi differenti, ma io vedo che qui noi abbiamo persone che arrivano da esperienze differenti, esperienze formative differenti. Io vedo che funziona intanto l'attitudine a sperimentare il set, sperimentare la redazione e il set, la curiosità, non necessariamente, io non sono una di quelle che dicono guardate tutto il giorno televisione, anzi, sì, guardate la televisione, ma andate a teatro, andate al cinema, andate alle mostre, ascoltate le persone. Quelli malati di televisione che sanno tutto quello che fanno i televisionari dall'altra parte del mondo, per me sono una visione un po' limitata, perché poi si rischia di fare sempre quello che hanno già fatto gli altri. Quindi io lavoro con delle persone che sono degli espertoni di televisione, ma anche gente che vede pochissima televisione, però è molto curiosa della vita delle persone. Quindi questo naturalmente nell'ambito della docu, che è quello che facciamo noi, del racconto e dell'intrattenimento documentario, che è quello che facciamo noi.